Ci vediamo questa sera con gli operatori del mondo sociosanitario del Veneto per restituire il lavoro fatto in aula in approvazione del piano sociosanitario, per segnalare il nostro contributo al nuovo piano, ma anche segnalare purtroppo i temi inevasi, le domande che non hanno avuto risposta con questo piano, che sono essenzialmente due. La carenza di personale medico e non solo medico in tutte le strutture ospedaliere e nei servizi territoriali e la riforma delle IPAB, dei centri servizi per anziani, che ancora è rimasta ai blocchi di partenza con un sistema di assistenza per le non autosufficienti che vede anziani di serie A che possono avere i contributi regionali e di serie B che invece se la pagano in tasca propria. Siamo qui questa sera per discutere con chi la sanità e il sociale lo fa nel territorio. Mancando medici, sicuramente a rischio ci sono dei servizi importanti, dei servizi specialistici, degli ospedali importanti, in primo luogo il pronto soccorso perché mancano i medici d'urgenza oppure gli anestesisti. E quindi ecco, abbiamo il timore che la carenza di medici porti alla soppressione, alla riduzione di alcuni reparti nei nostri ospedali, soprattutto negli ospedali periferici, con un ulteriore accentramento dell'attività assistenziale, ma anche di intervento negli ospedali del capoluogo, un accentramento che appunto andrebbe a danno della periferia e del territorio. Poi l'annosa problematica che riguarda l'attività dei medici di famiglia, dei medici di base, che dovevano riunirsi in gruppo con l'infermiere, assicurare la presa in carico della cronicità. E invece c'è stata una incredibile retromarcia su questa decisione che sta compromettendo appunto la presa in carico delle persone più fragili che ci sono nel territorio, quelle che hanno più patologie.